Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. In esclusiva ai microfoni di Mediagol.it Fabio Liberani, ex capitano del Palermo, ex tecnico del Genoa. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora Fabio, ti lega un destino comune a Rino Gattuso, insomma entrambi eravate due importanti, suggestive scommesse dei rispettivi presidenti, da un lato Maurizio Zamparini, dall'altro Enrico Preziosi, ed entrambi forse non avete avuto abbastanza tempo per dare la vostra impronta, insomma dal punto di vista prettamente tattico della filosofia calcistica. Ma sì, probabilmente, sai, nel calcio quando uno prende degli allenatori più o meno è quasi sempre una scommessa, uno spera poi che le cose vadano bene. Purtroppo nei casi nostri non c'è stata la possibilità di andare avanti in una certa maniera, si è cambiato, si è scelto per cambiare, però penso che poi il Palermo aveva intrapreso una strada di ritornare in Serie A, c'è riuscita, il Genoa era quello di una salvezza e quindi poi le cose sono andate bene, quindi per noi era importante iniziare, abbiamo iniziato, sicuramente uno sperava di poter fare una stagione migliore, però insomma questo è quello che abbiamo scelto e sappiamo a quello che andiamo incontro. Fabio, tu sei una persona estremamente acuta e intelligente, lo dimostravi già sul terreno di gioco. Ecco, quanto pensi che questa benedetta famosa gavetta sia importante per arrivare pronto a un determinato tipo di impatto? Ecco, a posteriori pensi che un percorso più graduale ti avrebbe giovato nella gestione tattica delle pressioni, anche dell'interazione col presidente? Ma non lo so, io ho fatto 2 anni di settore giovanile, al terzo mi era capitata questa occasione. Io penso, come tutte le cose, che bisogna avere del tempo ma provare, poi che siano delle categorie giovanili dove uno magari almeno 1 o 2 anni possa poter esprimere o valutare poi come rapportarsi come allenatore. Poi le situazioni possono cambiare, questo poi dipende dalla stagione come va, ci sono 6 allenatori che sono partiti subito dalle prime squadre senza settore giovanile, hanno fatto bene, qualcun altro ha avuto difficoltà, penso che poi questo lo dirà soltanto il tempo su una scelta, perché sai, dopo soltanto una situazione è facile dire a oggi che magari potevi fare un pochino più di gavetta. Io penso che da qui a 3-4 anni uno dirà se era giusto, se è andata bene, se non è andata bene, perché poi vediamo in giro, ci sono allenatori che hanno fatto subito le prime squadre, hanno fatto bene, qualcuno ha fatto male, quindi sai, poi fa parte anche un po', no? Certo. Un pizzico di fortuna nell'inizio, di situazioni positive, ma ci sono tante componenti poi quando uno fa l'allenatore. Allora, il Palermo ha stravinto il campionato di Serie B, 5-6 innesti per potenziare ulteriormente questo organico e renderlo anche competitivo in Serie A. Ecco, uno di questi certamente verrà inserito in mezzo al campo, si parla tanto di Francesco Lodi, un calciatore che tu hai allenato, un calciatore che tu conosci molto bene e che forse per certi versi, ecco, per caratteristiche è anche accostabile, assimilabile al Liverani giocatore. Ma questo non lo so, le storie sono un po' diverse, quelle di calciatore, quindi poi ognuno ha una storia a sé, una carriera a sé. Io l'ho avuto come calciatore, penso che veniva da 2 anni di Catania molto buoni e quindi si staccava da un ambiente dove tutti gli riconoscevano determinate qualità. È arrivato a Genova, giustamente un ambiente nuovo, compagni nuovi, situazione nuova e quindi probabilmente non siamo riusciti a valorizzarlo nel miglior dei modi per quel poco periodo che ci sono stato io e penso che probabilmente poi il cambio anche di modulo del Genoa non lo abbia aiutato a poter fare bene. Nello stesso tempo è rientrato a Catania, è stata una stagione travagliata per lui, io penso che deve avere come primo obiettivo la voglia di ritornare ai livelli che ha fatto per 2 anni prima di questo, sapendo che c'è da lavorare, da impegnarsi, da cancellare quello di buono insieme a quello che magari quest'anno non è andato bene, cioè non guardarsi molto indietro, perché guardarsi dietro poi non aiuta nessuno, né allenatori, né nella vita, né ai calciatori.
Fabio, si parla anche di un fattore cosiddetto ambientale come principale elemento di ostacolo al buon epilogo di questa trattativa. Insomma, si dice in quanto giocatore simbolo del Catania avrebbe una certa difficoltà a vestire la maglia del Palermo. Ecco, questa forma di campanilismo particolarmente acceso, insomma, tra i due club, tra le due tifoserie, non dovrebbe incidere nelle scelte di un professionista o comunque alla fine finisce per essere un fattore comunque importante. Ma guarda, tu parli con me che io per tradizione ero un ragazzo cresciuto con gli amici e quindi essendo ero tifoso della Roma, poi il professionismo mi ha portato a fare 5 anni di Lazio e il capitano della Lazio, dove ho avuto grandi difficoltà all'inizio, ma poi grande rispetto, grande considerazione, grande anche volere bene da parte del popolo laziale, quindi stai parlando con uno che non ha mai voluto cedere a queste situazioni e non lo farò mai, non l'ho fatto da calciatore, non lo farò da allenatore. Quello che a me preoccupa principalmente è che quello che io devo andare a fare, quello che è stato, se sono stato un giocatore di una squadra, di una città o di un'altra, ho fatto il massimo del mio dovere, mi sono impegnato, ho dato tutto per quella squadra, se devono succedere delle situazioni che cambia, non penso che sarebbe quello, per quel che riguarda me stesso, questo ti posso garantire, a farmi decidere su una piazza o su un'altra. Io di queste problematiche non ne ho, però è una scelta personale, poi dipenderà dal calciatore. Io ho fatto sempre queste scelte perché ho sempre creduto alla società che mi voleva. Se una società, per vari motivi, come il Catania, magari può pensare di privarsi del giocatore o perché la Serie B deve fare dei cambiamenti. Io che sono un giocatore, se voglio fare la Serie A a certi livelli e ho un'offerta importante a livello calcistico, a livello di tutto quanto che mi permette di poter crescere, non guardo a quello che è stato la città, anche perché non ho mancato mai di rispetto ai miei tifosi precedenti in campo e non lo farò a quelli futuri in campo. Allora Fabio, condivisibile ovviamente il tuo concetto, anche estremamente chiaro. Lodi è un obiettivo, si cerca comunque un centrocampista principalmente insomma, di qualità in grado di dettare i tempi e le tracce della manovra. Come alternative si guarda anche da un lato a Luca Cigarini, che tu conosci certamente, dall'altro a Luca Arrigoni del Chievo. Ecco, se dovessi dare un consiglio, ecco, per caratteristiche su chi ti orienteresti? Ma sai, io 3 anni fa, quando mi ero, 3 o 4 anni fa forse, quando mi ero rotto il ginocchio e mi chiesero intanto di programmare magari il dopo Liverani, avevo detto 4 anni fa Cigarini. Giustamente oggi diventa un giocatore un pochino più difficile da prendere, probabilmente si poteva risparmiare qualcosa 4 anni fa. Oggi è un giocatore importante, di livello nazionale, fatto molto bene a Bergamo, ed è un giocatore, tra virgolette, età e esperienza molto, molto buona. Rigoni già è un giocatore un pochino più differente, di grande duttilità, magari un pochino più difensivo, magari meno regista degli altri due. E quindi queste sono un po' le situazioni. Fermo restando che se non sbaglio in rosa c'è uno come Maresca, quindi Sì. bisognerà poi vedere di non sovrapporre troppe situazioni perché poi anche l'equilibrio dello spogliatoio è importante e il Palermo è una neopromossa che deve prima riconfermarsi nel campionato di Serie A per poi programmare. Maresca, a tuo avviso, è utilizzabile anche da mezzala, da intermedio, oltre che da playmaker, nel ruolo in cui ha praticamente giocato quest'anno? Beh, oggi penso di no, forse qualche anno fa Certo. probabilmente poteva adeguarsi, oggi penso che il suo ruolo è quello del play. Assolutamente sì. Allora Fabio, facciamo un po' qualche passo indietro. Noi abbiamo parlato con Delli Carli qualche mese fa, insomma, abbiamo anche ragionato su qualche retroscena di mercato che apparteneva anche alla tua era, al tuo mandato. Volevi fortissimamente Abel Hernandez, possiamo dirlo, insomma, nella scorsa sessione Ma estiva sì, del. questo era fuori discussione. Io ci ho giocato insieme, so le qualità, era giovane, è un giocatore secondo me che può fare la differenza per le società medio-piccole di Serie A, mentre può essere comunque un'alternativa per le prime 6-7 squadre. È un giocatore di grande qualità, di grande accelerazione, di grande anche
probabilmente come gol, come realizzatore. È un giocatore di discreta esperienza internazionale, con la nazionale penso che abbia già fatto un mondiale e una confederation. È un giocatore di grande prospettiva, probabilmente lo si aspetta forse da troppo tempo, perché essendo ancora un 90, da tanti anni che è sulla bocca di tutti. Lo volevo perché pensavo che poteva essere un bene per tutti, in primis per lui cambiare aria dopo tanti anni, ci può stare, tante chiacchiere, tante situazioni, magari poteva essere per lui anche la volontà di mettersi in gioco, no? Sì. Essendo in un ambiente diverso, non avere più magari le scuse e metterlo davanti al proprio futuro, insomma. Poteva essere un giocatore che per qualità nel Genoa ci poteva stare alla grande. Fabio, ti stuzzicava anche Paolo Dybala che quest'anno è molto cresciuto, ha anche alzato la sua media realizzativa. Ecco, voglio chiederti da tecnico, perché ovviamente tu sei ormai un tecnico, ecco, che tipo di giocatore è? Come lo collocheresti dal punto di vista del ruolo nello scacchiere offensivo? Io per quello che ho visto a oggi penso che possa essere una seconda punta, quindi di movimento in un 4-2-3-1, se ha trovato anche una buona condizione fisica può giocare dietro la punta, può essere un giocatore di quantità e di qualità perché ha grandissimi colpi. È normale che il primo anno è stato catapultato in un calcio tattico che non dà molto spazio, probabilmente ha pagato un po' questo. L'anno di Serie B sicuramente lo ha fatto crescere, lo ha fatto capire un pochino più il calcio italiano, quelle che sono le difficoltà e come uscirne. Il prossimo anno potrà essere un anno per lui di transizione per capire benissimo la Serie A. Penso che sia giovane, ha tutto il tempo. Io penso che un paio d'anni in una squadra come il Palermo, almeno di Serie A, possa far sì che crescerà ancora per poi vedere a che livello sarà la sua crescita. Allora, andiamo a chiudere con le ultime due domande. Fabio, partiamo dall'ennesima rivoluzione dell'asset dirigenziale del Palermo, perché Giorgio Perinetti costruisce un team dirigenziale vincente, svolge un lavoro eccellente, pensa a una squadra, la ritocca, stravince il campionato. A fine anno Maurizio Zamparini decide di non rinnovare il suo contratto e di puntare su Franco Ceravolo. Ecco, se è una scelta che ti sorprende e soprattutto che livello di conoscenza hai dal punto di vista dirigenziale, sia di Perinetti che di Franco Ceravolo, che è il nuovo DS allo stato attuale del Palermo. Ma io li conosco tutti e due molto bene, sono due dirigenti che conosco dai tempi del mio settore giovanile, quindi diciamo ormai da più di 20 anni. Sono due grandi professionisti e hanno lavorato tutti e due in un grande club come la Juventus, con i ragazzi, poi sono cresciuti, poi hanno fatto le prime squadre. Io penso che le decisioni e le scelte, queste potranno svelarle soltanto i diretti interessati, quindi il direttore Perinetti e il presidente Zamparini. Sulle scelte del presidente lo sappiamo, lo conosciamo, è uno che vuole sempre gente motivata, ha bisogno anche di questi cambiamenti per mettere sempre tutti sulle corde, per fargli dare sempre il massimo. Quindi io penso che qualsiasi scelta, giusta o sbagliata, anche abbastanza opinabile, però va rispettata perché il presidente in città a Palermo ha comunque portato questa squadra in Europa, stabilmente in Serie A, quindi gli si può, diciamo, mettere qualcosina negativo soltanto per la retrocessione l'anno scorso, se no sono tutti anni molto positivi. Allora E Fabio, Ceravolo prego, l'ho prego, prego. conosciuto che io facevo il settore giovanile al torneo di Viareggio, quindi lo stimo come persona, è un conoscitore di calcio, ha lavorato comunque nella Juventus e non ci si lavora per caso, e quindi poi ha fatto tante altre esperienze di prime squadre, di ragazzi, quindi penso che possa fare un ottimo lavoro e questo glielo auguro, come penso che il direttore Perinetti non tarderà a trovare una nuova collocazione. Fabio, tu hai avuto dei presidenti straordinari, insomma, dal punto di vista della passionalità, personaggi un po' complessi, controversi, ma estremamente veri, insomma, ricchi di entusiasmo, di voglia di far bene nel calcio. Stiamo parlando ovviamente da un lato di Maurizio Zamparini, Enrico Preziosi, hai avuto anche Claudio Lotito. Ecco, se dovessi tornare a lavorare con uno dei tre, ecco, Ne hai scordati un paio, io ho avuto c'è anche anche Gaucci, Gaucci, Marcellino, quindi è io chiaro. ce l'ho avuti tutti quanti, quindi Dovessi scegliere di diciamo quelli tornare a un po' di... lavorare con qualcuno di questi, Guarda, chi? nei vari momenti del mio futuro, rivorrei
possibilmente rilavorare con tutti quanti. Perché con tutti quanti ci sono stati momenti positivi, meno positivi, anche scontri, quindi cose del calcio che comunque sono dirette, e quindi la possibilità poi di rincontrarsi e magari trovare anche dei momenti di incontro positivi, anche scontri, magari con un ruolo diverso che oggi è l'allenatore, potrebbe essere comunque di crescita da parte mia. Tra l'altro Zamparini è arrivato un secondo dopo che tu avevi già preso il tuo impegno col Sì, Genoa con Enrico Preziosi, che volevo offrirti la panchina alla primavera. è vero, è vero. Questo è vero, infatti io l'ho ringraziato e lo ringrazierò sempre, proprio per dirti che sembrava che ci eravamo lasciati male, invece poi la stima c'era, probabilmente in quel momento c'erano degli obiettivi diversi, purtroppo, tra virgolette, io sono una persona comunque che dà molto peso alle parole date, in quel momento avevo dato già una parola al presidente Preziosi, però insomma ha fatto piacere che il presidente avesse avuto quest'idea verso di me. Chiudiamo con la nazionale, Fabio, perché tantissima qualità, doppio play, Pirlo, Verratti, insomma, centrocampo ricco di fosforo, anche di piedi buoni, senza dimenticare Candreva, De Rossi e Marchisio. Ecco, un'Italia propositiva che piace tanto a Fabio Liberani. Ma sì, probabilmente la forza di questa squadra è quella di credere e di pensare che quello che è più importante è cercare di valorizzare quello che in questo momento abbiamo più di qualità, e probabilmente la parte più di qualità è come scelta il centrocampo, il reparto del centrocampo forse è quella sicurezza che ci permette di giocare di grande esperienza internazionale, di qualità, di palleggio, quindi probabilmente Mister Prandelli valuta quella come l'arma più importante e di conseguenza poi muoverà gli altri giocatori. Io penso che come sempre la nazionale farà un buon mondiale, sicuramente il primo girone è molto difficile perché eliminare una tra Uruguay e Inghilterra non sarà facile, però se dovesse andare bene questo poi nelle partite dirette a scontro diretto sicuramente siamo sempre molto tosti da battere. Fabio, il tuo futuro ovviamente è su una panchina, quanto prima, vuoi tornare a lavorare, a crescere, ad imparare anche da quel punto di vista, no? Sì, sicuramente l'obiettivo è quello di continuare a lavorare anno dopo anno. Paradossalmente tra calcio giocato e calcio d'allenatore non era mai successo di stare fermo. Speriamo magari che anche quest'anno riesco a trovare in partenza una squadra. Se questo non dovesse essere, magari possiamo sempre aspettare e vediamo quello che poi succede durante l'anno. Spero, insomma, di poter trovare una soluzione che mi permetta di lavorare con un'idea che possa sposarsi con una società che pensa, insomma, al giovane, che non abbia fretta subito di risultati, insomma, di poter programmare qualcosina. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.